Io sono stata paziente e l'ho aiutato proprio a venire fuori. L'ho aiutato con tutte le forze che c'avevo in corpo. E infatti è nato in 5 o 6 spinte. Ho spinto dalla testa ai piedi e l'ho buttato fuori. Ed è stato neanche doloroso. È stato quasi come bere un bicchiere. Cioè, non ho avuto proprio un rapporto sessuale. E cosa hai avuto? Da toccarsi e baciarsi. Continuavo a chiedere al ginecologo se ce l'avessi io questa vagina, se ci avessi questa apertura. Continuavo a chiederlo e lui si spazientiva non solo, ma addirittura mi aveva un po' così preso, cioè non che mi dicesse che ero matta, però mi continuava a dire ma vada dallo psicologo, vada dallo psicanalista, perché io continuavo a interrogarlo su questa esistenza o non esistenza di un'apertura in me. Io Dio lo vedo che è una persona bellissima, biondo, con gli occhi azzurri, coi capelli lunghi. Tu non hai mai incontrato nella tua vita una persona che assomigliasse all'immagine che hai tu di me? No. Mi piacciono i tuoi capelli. Mi piace che sei trasandato. E in questo momento ti ho amato tanto. E non ti scorderò più. Basta. E spero che tu ti ricorderai sempre di me. Anche quando non sarai vicino a una macchina da presa.